Quando ordini la fibra di Aruba, cliccando su Verifica copertura, puoi scoprire se sei coperto dalla rete FTTH, cioè la fibra con il bollino verde, o dalla rete FTTC, cioè la fibra con il bollino giallo. Il sistema ti garantisce l'acquisto della migliore tecnologia disponibile nella tua zona. La rete FTTH utilizza collegamenti dalla centrale a casa tua con cavi in fibra ottica. Questo ti garantisce di avere una velocità fino a 2,5 Gbps. La rete FTTH è in continua espansione, ma dove non è presente, è possibile comunque usufruire della rete FTTC, cioè un'infrastruttura che sfrutta per l'ultimo miglio, cioè il collegamento tra l'armadio ripartilinea e l'appartamento, il cablaggio esistente in rame. Il segmento della cosiddetta cabina alla centrale è in fibra ottica. Questa tecnologia consente una velocità fino a 200 Mbps in download. L'installazione del router dipende sia dalla tecnologia disponibile per la propria zona che dalla scelta in fase di ordine di noleggiare o meno il router Wi-Fi Aruba. Questa scelta può essere fatta solo in fase di primo ordine. Se decidi di utilizzare un router Aruba, te lo forniamo già configurato e pronto all'uso. Se scegli di usare un router di tua proprietà, devi fare riferimento a quanto indicato nelle guide per la compatibilità e il cablaggio. In particolare, il tuo router deve avere, per la tecnologia FTTH, una porta Gigabit Ethernet con funzionalità WAN per collegarla all'ONT. Se attivi il servizio aggiuntivo Download 2,5 Gbps, la porta deve essere 2,5 Gbps BASE-T e devi usare un cavo Ethernet categoria 5E o superiore. Per la tecnologia FTTC, una porta VDSL e VDSL con uno standard compatibile. I router FTTH devono essere necessariamente collegati alla borchia ottica, cioè all'ONT tramite la porta WAN. Quelli FTTC devono essere collegati dalla porta, che può chiamarsi DSL, DSL TEL, ADSL Line o Internet, tramite un cavo RJ11, cioè il comune cavetto telefonico, alla presa telefonica a muro. Se hai acquistato una linea FTTH, prima di configurare il router, controlla nella tua area clienti, customeraria.aruba.it, cliccando su tab Fibra in alto, qual è il tuo profilo. L'area clienti ti fornisce tante ulteriori informazioni come l'offerta che hai attivato e la velocità di download e upload. Nella configurazione del router inserisci questi parametri: Encapsulation Type PPPoE, ID WLAN 835 nel caso del profilo 1 o ID WLAN 100 nel caso del profilo 2, DNS primario assegnato dal server, DNS secondario assegnato dal server. Per username e password puoi scrivere quello che vuoi, come ad esempio Aruba e Aruba. Per l'FTTC c'è un profilo unico e puoi usare questi dati: Encapsulation Type PPPoE, ID WLAN 100, DNS primario assegnato dal server, DNS secondario assegnato dal server. Per username e password puoi scrivere quello che vuoi, come ad esempio Aruba e Aruba. Se hai problemi con i menu di configurazione o non sai come accedere all'interfaccia del tuo router, puoi consultare il manuale del produttore del tuo dispositivo.